Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, sono tornata con un nuovo video di slime di Instagram. Perdonatemi se mi sentite con la voce raffreddata, ma non sto bene. Quando vedrete questo video, spero che sarò in vacanza, non lo so ragazzi, veramente la sfiga è in me assolutamente. Comunque oggi andiamo a fare un nuovo video di slime di Instagram, me ne avete suggeriti davvero, davvero tantissimi. E quello che mi avete suggerito di più sono questo qua, mi avete suggerito tantissimi questo qua. Raggiungiamo per questo video 8000 like per un nuovo slime di Instagram e suggeritemi sempre su Instagram oppure qua sotto in un commento altri slime virali che vorreste che io facessi all'interno di un video. E inondiamo questo video con hashtag SweetsFamily e hashtag slime di Instagram, mi raccomando ragazzi. Allora, io ho già pronto fortunatamente il mio slime trasparente, raga, guardate, eccolo qua, slime trasparente. Allora, diciamo che è un po' più opaco del solito, però vabbè, l'importante è che sia comunque trasparente e che renda l'idea. Se volete vedere come fare lo slime trasparente istantaneo con la colla e la soluzione per le lenti a contatto, andate nel mio vecchio video di slime di Instagram ed andate a vedere. Allora, cosa fa la ragazza in questo video? La ragazza in questione, DR Jess Slime Shop, si chiama questa ragazza, vedete cosa fa? Wow, andiamola a fare assolutissimamente. Allora, prendiamo lo slime trasparente ed andiamola a mettere sul nostro piano da lavoro. Lei ne mette veramente tantissimo. Da quel che vedo fa un cerchio molto 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 grande. Oh, la cosa che mi piace è che guardate quanto è trasparente, oddio. Lo stiamo stendendo come una pizza, ragazzi. Allora, la cosa che ci serve adesso per fare come ha fatto la ragazza, ovviamente, è un pennello che non si usa più, mi raccomando. Non usatelo per fare queste cose e poi ce lo si mettiamo in faccia. E i pigmenti. Allora, questi sono dei pigmenti metallizzati. La ragazza come ha fatto? Allora, così, guardate che bello, che meraviglia. E così, wow. Poi andiamo a spargere il colore su tutto lo slime. No, vabbè. Raga, che bello, oddio. Cioè, vedete come tutte le sfumature, sia di questo colore che sarebbe una specie di rose gold e sia di questo violettino, si uniscono insieme. Allora, adesso la ragazza cosa fa? Va a mescolare lo slime. Allora ragazzi, il colore che è uscito è semplicemente meraviglioso, cioè è uscito un gold pearl, cioè un gold, vediamo, questo il colore è lavanda, un, non lo so, un rose gold lavanda, oro rosato, un oro rosato lavandato, che è una cosa tipo bellissima. E come prossimo io direi di andare a fare questo, che me l'avete veramente richiesto in 300 miliardi. Allora ragazzi, andiamo a realizzare quello slime e praticamente prendiamo lo slime trasparente da sempre che abbiamo fatto in precedenza. Cosa faccio? Prendo questi che sono delle paste già crunchy. E ma se voi lo volete fare, volete fare delle paste crunchy, basta che prendete lo slime trasparente e ci mettete queste palline piccine piccine all'interno, così potete creare la vostra pasta super crunchy, ok?
Allora, però io siccome ce le ho queste qua, le ho prese da Amazon, lo sapete, se non avete visto il video dove compro le cose ben date da Amazon, andatelo a vedere. Vado a mischiare questi due colori insieme e vado a fare questo blocco in questo modo. Lo vado ad appoggiare così. E voilà. Lo vado ad appoggiare qui. Poi vado a mettere le palline, come ha fatto la ragazza. Io in più vado a mettere anche dei glitter, ragazzi, una striscia di glitter in questo modo, e vado a mettere anche due gocce di colorante, uno e due, e voilà, vedete? Wow, oddio, è bellissimo, però esteticamente è veramente fantastico, devo ammettere. Adesso andiamo a mescolare. Ok ragazzi, allora che ne dite di questo slime? Secondo me è fantastico, cioè nel senso è un'idea veramente super geniale. Allora passiamo adesso al prossimo slime, vediamo un pochettino che slime possiamo andare a fare. Queste ne sono due, vediamo di andare a fare altri, magari anche uno solo, un altro slime. Allora, un altro slime che possiamo fare è questo qua. Come fare questo slime, ragazzi? In tantissimi me lo state chiedendo. Allora, prima di tutto, cosa possiamo fare? Siccome lo slime che ho io trasparente non è poi così tanto trasparente, direi di andare a fare un altro slime. Va bene? Direi di andare a creare un altro slime trasparente. Poi andare a creare anche un altro slime base che dobbiamo colorare con diversi colori, perché quello che avete visto è un avalanche slime molto particolare, perché ha tanti colori uniti messi insieme che scendono all'interno del contenitore. Allora, eccolo qua, non è totalmente ancora trasparente, però guardate, già a differenza dell'altro non è così opaco, questo poi diventa super iper trasparente. Tranquilli, mettiamolo un attimo da parte e andiamo a fare invece questa volta, sinceramente vado ad usare lo stesso metodo, vado a creare appunto lo slime con la colla vinilica e andiamo a dividere vari pezzi di questo slime che abbiamo fatto. Vedete quanto è elastico? Allora, vari pezzi di slime, non so quanti colori io debba andare a fare sinceramente, ma andiamone a fare tipo 4. Allora adesso cosa vado a fare? Vado a prendere i miei colori e li vado a posizionare sopra al mio slime, ok? Dobbiamo mettere ovviamente un coperchio ed aspettare che questi colori scendano in modo da creare quelle sfumature che avete visto all'interno dello slime stesso. Allora ragazzi, il prossimo slime che voglio andare a fare con voi, sempre con lo slime appunto trasparente che già ho preparato qui, è questo qua, ed è di, oddio, Early qualcosa slime, ed è questo qua, vedete? Allora, cosa va a fare? Penso che lei prenda delle clay, probabilmente, credo siano clay, non lo so, e va a fare tanti bastoncini, lo giallo, verde, azzurro, viola, tipo questi colori qua. Quindi vado a fare un attimo tutti i colori e poi vi faccio vedere. Allora ragazzi, fatto, guardate qua, mi ricordo che anche qualcuno di voi mi ha mandato una cosa del genere sempre su Instagram. Bene, allora adesso prendiamo il nostro slime trasparente e lo andiamo a poggiare su, così. Vedete? Wow!
dio. Oddio, è fantavolante. Oh mio dio. E adesso praticamente la ragazza cosa fa? Va a stendere. Ragazzi, il colore che praticamente sta uscendo è questo. Io amo, ma veramente amo questi slime di Instagram. Guardate questo qua, come si sta mischiando, come si sta... Guardate qua che bello, come... Grazie mille a tutti, vi mando un bacione, vi voglio tanto bene, un abbraccio fortissimo e come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!